Si dice che viaggiando continuamente l'anima perda le tracce del corpo e fatichi a ritrovarlo di porto in porto. Deve essere questo quel malessere che sento ogni volta che viaggio. E sì che amo moltissimo viaggiare. Quando il sole inizia a calare e si accendono le luci nei negozi, nelle case, inizio a cercare la mia anima, lasciata magari a chilometri di distanza, a guardare altre luci, altre case, altri negozi. Nei volti di persone sconosciute cerco una traccia, un segno che mi riporti a strade già percorse, che i miei passi hanno inciso ieri. Annusando l'aria, affidandomi al mio naso, via diretta della memoria, cerco aromi rassicuranti, profumi trovati in altri posti, altri tempi. Ancora per un po', un'ora, un giorno, la mia anima viaggia da sola, lasciando il corpo incredulo di contenere tanto vuoto. Mi alzo, mi vesto, mangio, sorrido, mi muovo. Di tanto spaesamento mi stupisco. Cosa fa diverso questo caffè da un altro bevuto a centinaia di chilometri da qui? Di tanto spaesamento mi spavento. Quello che mi lega da un luogo mi impedisce di abbandonarlo. Di tanto spaesamento mi arricchisco. Questo breve periodo di separazione tra corpo ed anima mi fa pensare. Io non sono di qui. E la luce, calda. Quando qui è freddo, il posto dove sono nata risplende di sole, di mattine azzurri. Il mio Natale ha il profumo della birra fresca bevuta per rinfrescarsi. Io non sono. Veramente, non sapevo neanche che esistesse qui o là, ma una casa. La mia casa, piena delle voci dei miei fratelli e sorelle, piena di luce, di musica, di sole. Io non sono di qui, non sapevo neanche dove fosse questo posto, questa stanza, questa finestra, questo palazzo, che pure sapevo esistere, ma come esistono i sogni, le idee, il vento. E come il vento mi sono spostata. Ho fatto di questa stanza la mia casa, di questo freddo il mio Natale e di queste voci le mie sorelle. Ora, adesso, io sono mostrava ciò che non potevo avere. Catene leggere mi hanno trattenuta e io ben contenta le ho sopportate. Le ho rese d'oro, levigate e il mio corpo si è adattato a loro come se non fossero estranei.
Io sono di qui, meglio qui a volte, pesa come il piombo. Esiste un'altra stanza e un'altra finestra da cui guardare altre colline. Esiste un posto senza stanze, senza finestre. Se esiste, io posso raggiungerlo. Io posso ballare. Io che ho dovuto imparare a camminare di nuovo, che ho dovuto convivere con gambe malferme e orribili macchie bruaste, regalo della setticemia. Io sapevo ballare, mi veniva naturale, un senso di impazienza lungo tutto il corpo, una leggera febbre mi accompagna la musica, la testa libera. Ero piccola, ma mi ricordo che la mia mamma, quando stavo male per i dolori alle gambe, mi cantava una nena. Non una ninna nanna, ma una poesia che parlava di colline, caldo odore di vino, uccelli lontani al tramonto. Lei, che era trentina, e le colline l'aveva viste per la prima volta qui, in Toscana. Mi cantava l'unica poesia che si ricordava dalla scuola. Pianeti, aglietti, colli, più vicinando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma per le vie del borgo, tra i bolliti vini, fanno scorrere. Io, quello spiedo che gira, e il mare orlato di spuma, e gli uccelli che vanno incontro alla sera, li vedo tuttora, quando penso ai pomeriggi passati ad aspettare che le gambe guarissero. Come esuli pensieri nel vespero migra. Non ho smesso di ballare, ma sono rimasta alla finestra. Un panorama bellissimo, una montagna dolce, tante colline a delimitare il mio sguardo. Una nostalgia di cose che non ho mai visto e di quelle che ho vissuto. Come quando ero a Londra, a fare la cameriera. Per me l'Italia è il caffè, l'espresso. È una cosa che ho scoperto quando facevo la cameriera a Londra e mi vergognavo a servire ai clienti quello che loro chiamano espresso. Era il 1986, il mio primo viaggio da sola, all'estero, a 20 anni. Lavoro e studio all'inizio e poi solo lavoro. Lo studio costava troppo. Cameriera al Pizza Hut in Leicester Square. Divise tremende, pochi soldi e tante ore in piedi. Un'esperienza meravigliosa. Finalmente vedevo tutto il mondo, perché tutto il mondo era a Londra alla fine degli anni Ottanta. La musica pop, i vestiti più strani, i personaggi più stravaganti. Vivevamo a Londra
E io ero proprio lì. Dopo 3 mesi torno a casa. Era Natale. E avevo già pronte le parole per dire ai miei che volevo ripartire dopo le feste. Non è un rifiuto nei loro confronti. E non credere, mamma, che lo faccio con leggero, ma è quello che voglio fare adesso. Sì, lo so, la paga è poca, ma è solo l'inizio. L'inizio di un viaggio più lungo. Conoscerò tanta gente. Imparerò meglio le lingue che ho studiato a scuola. Ti scriverò sempre, poi c'è telefono, no? Un lavoro? Qui? Al forno? Non ci avevo mai pensato, veramente. Va bene. Devo solo avvertire quelli di Londra. Avevo detto che sarei tornata. Chissà chi lo farà ora, il caffè al Pizza Hut. Lo sai, a Londra lo facevano preparare sempre a me, perché dicevano che un'italiana sa fare il caffè meglio degli altri. Ma il loro non è vero caffè, sai. È una brodaglia scura che il caffè non l'ha nemmeno mai visto. Puoi berne a tazze intere, ma non valgono quei 3 cucchiaini di liquido forte e bollente che sta in una tazzina. Eppure tutti a chiedermi the real Italian espresso e soddisfatti di quel piccolo assaggio d'Italia. Chissà chi lo farà ora il caffè. Se penso all'Italia, penso per prima cosa all'olio di oliva e alla pasta di pomodoro. Non la pasta qualunque, gli spaghetti. Il sugo fatto con il pomodoro fresco, un leggero soffritto, aglio e olio, messo poi sopra la pasta cotta al dente, 2 foglie di basilico. Il pomodoro che si mangia in Italia ha un odore e un colore che ti restano addosso. Ti va dal naso agli occhi e ti arriva fino al cuore. Mi domando, ma com'è possibile? Il pomodoro, prima ancora della scoperta delle Americhe, qui non esisteva proprio. E poi parlano di difficoltà di integrazione tra le differenti culture, ma il pomodoro è stato il primo immigrante e non se l'è cavata mica male. Dell'autunno che arriva. Era il profumo della casa di mia nonna e poi il profumo della casa di mia mamma e ora è il profumo della mia casa. Io ho sempre abitato qui, in questa casa di mattoni addossata alla collina, non lontano dalle altre case ma abbastanza distante da avere tutto intorno al giardino un muro. E in un angolo di quel muro, vicino ad una fontanella che ormai non funziona più da tanto tempo, ci sono incisi dei numeri e delle tacche, scritti con una grafia incerta e infantile. Sono le altezze della mia mamma e dei suoi fratelli, quando erano piccoli. E accanto c'è la mia, che però non arriva così in alto come le loro, no. Io mi sono stancata prima di segnarla. Io non ho mai desiderato andarmene da qui, non ho nemmeno preso la patente. Le mie gambe segnano la distanza massima che mi occorre percorrere. I miei piedi conoscono a memoria tutti gli avvallamenti della strada dalla mia casa al paese,
che non è poca, ma nemmeno troppo. A misura del mio corpo, senza prolungamenti meccanici, il mio orizzonte si è accordato con il mio occhio, senza mai tradirlo. A volte, quando mi sento troppo isolata, prendo il treno, non per viaggi lunghi, no. Del resto, il treno passa proprio vicino alla mia casa, in cima alla collina. Mi piace vedere scorrere il paesaggio dal finestrino del treno. Le case basse, le chiese, i campanili. E poi in treno non mi sembra di allontanarmi troppo. Il binario che è sotto di me, per quanto lungo possa essere, è lo stesso che passa vicino al muro del mio giardino, dove ci sono incisi i numeri e le tacche, vicino alla fontanella. Ad essere attente, si sente profumo di pomodoro. All'inizio volevo vedere il mondo, capirlo. La mia città mi stava stretta e così cambiai città. Poi anche quella non andava più bene e di nuovo cambiai. Un nuovo lavoro, una nuova lingua da imparare. Era come cambiare pelle, mettersi un nuovo vestito addosso. Viaggiavo leggera, lasciando indietro tutto quello che non entrava nella mia vita. Zavorra inutile. Poi ci si mise anche l'amore a farmi girare la testa. Cambiai paese, per lui. Per un po' pensai di restarci anche del tempo, di starci anche bene. Ma anche quello non durò. Dopo 10 anni di questa vita, potevo dire di avere il mondo in mano, conoscerne la geografia, gli andamenti politici, avere chiara la situazione economica e sociale di molte delle nazioni che emergevano in questa sfera blu. Essere dentro le cose, non solo osservarle da fuori. Vivere a Shanghai come a New York, conoscere il deserto africano come le alture delle Ande, sentirmi a casa lì come altrove e in nessun luogo in particolare. O forse un luogo c'è. Io stessa, la mia valigia, ecco i miei luoghi, le mie dimore. Ci pensavo un giorno, mentre passeggiavo, sotto la pioggia, e in quel momento il mio corpo si fece casa. Si abbatterono pareti, si modificarono spazi e iniziai la convivenza con chi aveva scelto me come casa. Io che non ne avevo mai avuta una. La mia voglia di viaggiare nel mondo non si è spenta. Viaggio ancora di luogo in luogo, ma non lo faccio più da sola. Io e mia figlia percorriamo chilometri e chilometri, in aereo, a piedi, in auto, in treno. La mia casa viene con me. Yeah.
Non si dà via che per amore. Amore per un uomo, amore per i propri figli, amore per la propria vita. Preferisco pensare questo, piuttosto che credere di essere scappata. Sì, scappata via, da una terra povera, bruna, ma meravigliosa. Non bisogna attraversare un oceano per essere dei migranti. Il piccolo mare che ho solcato una notte con i bambini che dormivano mi è sembrato più vasto di qualsiasi profondo oceano. Non volevo partire, ma non potevo fare altrimenti. Andavo a raggiungere le altre donne che prima di me avevano lasciato la nostra bella isola per venire in continente. Ero un emigrante. Quando ero piccola, estate, sopra la spiaggia, vedevo passare gli uccelli che partivano o tornavano alle loro nide. Alcuni erano molto grandi e stavano a gruppo. Erano di un magnifico colore rosa e sembravano sfidare sempre il tramonto. Erano gli unici migranti che conoscevo e che avevo mai visto. Mi erano dunque spuntate le ali e potevo anch'io volare. Ma io non credo. Nessuno aveva costruito per me un nido al di là del mare. E pochi altri, un intero viaggio, un'intera vita, non erano differenti per me. Da certi viaggi non c'è ritorno. Eppure la mia gente, io l'ho ritrovata, ovunque io sia andata, e la mia lingua, il mio pane. Faceva anche l'orto, la mamma. Quale mamma?
sorella ufficiale, sposata con mio padre, che faceva da madre a tutti quanti, ma che però ognuno avevamo la propria madre. E lo so, è complicato. Ma tutto funzionava. Sono cresciuta giocando, stirando, lavorando, amando, imparando in una casa a metà tra la favela e il quartiere nobile. Di fronte a me il centro con la storia della città e tutto intorno il mare. Non c'è posto migliore per nascere, credetemi. Con tutti quei fratelli di cui non ricordo neanche il nome né le loro età. E poi gli zii, i nipoti, i cugini. Una famiglia che da sé valeva un paese. Mio padre era macellaio, per questo poteva allevarci tutti. Non eravamo certo ricchi, ma con l'aiuto di tutti arrivavamo a fine mese. Le mie sorelle per me erano delle madri, così come io lo sono stata poi per i fratellini che sono venuti dopo. E forse è stato proprio con loro che ho imparato a fare il pagliaccio, per farli divertire, per far trascorrere loro un pomeriggio allegro. E da questa mia passione poi mi ho fatto un lavoro. In casa non c'era mai silenzio, le risate, le grida, i pianti, i litigi, si sentivano fino in fondo la strada. E dal fondo la strada le sentiva anche nostro padre quando tornava dal lavoro. E noi tutti ci facevamo intorno a lui per farci consolare dei litigi o di qualche caduta dalla bicicletta. E a lui bastava solo una parola, uno sguardo, per far tacere tutta quella nidiata di cuccini. Era severo mio padre. E gli piaceva cantare. E a noi, a tutti noi, quel canto è rimasto nel cuore. Quando sono andata via, non ho portato via niente con me. Pensavo che sarei ritornata, anche se da adulta non c'era molto che mi tenesse legata a quella casa, soprattutto dopo la morte di mio padre. Ricordo che ho portato via soltanto un lenzuolo matrimoniale e due federe, ricamate a mano dalle mie sorelle. Una bozza di quello che qui chiamano corredo, un modo come un altro, molto sottile, per farmi capire che quando una donna lascia la casa di suo padre, lo fa per entrare nella casa del marito. Ma io volevo soltanto viaggiare, andare a fare il pagliaccio in tutte le parti del mondo, a far divertire altri bambini. Quando il sole inizia a calare e le luci si accendono nei negozi, nelle case, io comincio a cercare la mia anima, lasciata magari a chilometri di distanza, a guardare altre luci, altre case, altri negozi. E quando finalmente mi ritrova, io la sento. Sì, la sento. E da lì posso ripartire, iniziare un altro viaggio. Non so perché. Forse non c'è un dove preciso per stare lì. In questa continua lotta tra la mia anima e il corpo, in questo perdersi e ritrovarsi, io ho imparato molte lingue, ho conosciuto molte persone, visto e abitato molte stanze. La mia vita si è intrecciata a molte altre vite. E non so più quale sia la mia storia, ma per un attimo, per un breve momento, mi sono sentita alcune strane, ma
una straniera, una migrante. Me lo sono vissuto. Ma poi sono andata avanti. Thank you.